Al via in città a Pescara le operazioni di ripiantumazione delle piante e anche le potature, sindaco Alessandrini. Le potature, ma vorrei sottolineare il dato delle ripiantumazioni, perché questo, coltiviamo un po' di memoria, è uno degli atti della cosiddetta battaglia degli alberi, perché voi ricorderete che un paio di anni fa, nel 2016, abbiamo dato il via ad una serie di tagli di alberi pericolosi così come accertati da un'indagine preventiva che avevamo commissionato, perché la prevenzione in questo paese è sempre qualcosa di rivoluzionario. Ci sono state naturalmente forti contestazioni, se voi andate su Google e scrivete taglio alberi in tutte le città d'Italia, da Aosta a Palermo succede l'ira di Dio, però poi ci sono gli uomini e le donne di buona volontà, come questi dell'amministrazione, che prendono degli impegni, ovvero si tagliano gli alberi ma se ne ripiantumano il doppio di quelli tagliati. Lo facciamo non in omaggio, l'abbiamo fatto, come amo ripetere, alla furia iconoclasta, ma semplicemente all'esigenza di sicurezza e di rivitalizzazione del patrimonio arboreo, perché gli alberi sono come gli esseri umani, hanno un ciclo di vita che naturalmente deve tener conto anche del fatto che crescono in un ambiente fortemente antropizzato. E quindi siamo contenti di dare il via a questa, diciamo, prima tranche delle ripiantumazioni, saranno complessivamente 130, quindi il pari di quello che abbiamo dovuto tagliare, e altrettante ne seguiranno, quindi diciamo che andiamo avanti verso Pescara 2027. Sarà la prima zona interessata da questi interventi? Adesso questi dettagli operativi li chiediamo al...